Che cosa possiamo aspettarci di diverso dai precedenti capitoli della serie e quali sono le principali novità? Quindi, questo è un grande Halo che è stato fatto da un team in 343 Industries. E come nuovo team abbiamo la nostra visione che stiamo portando all'universo. In effetti, Halo 4 è il primo episodio della saga che viene realizzato per intero dalla società per cui lavoro, la 343 Industries. Ed è naturale che dietro ci sia una nostra visione personale che si aggiunge a quella degli episodi precedenti. Consiste soprattutto in un differente approccio alla narrazione che abbiamo cercato di rendere più ricca con una struttura più livelli. Abbiamo creato un nuovo universo che verrà esplorato da Master Chief e dagli altri personaggi, e una nuova minaccia rappresentata dai cosiddetti Promethean, una new entry rispetto ai precedenti giochi. C'è poi tutto il discorso del multiplaying, cioè della possibilità offerta a più giocatori di vivere assieme contemporaneamente l'avventura.

Qual è l'importanza di internet e del mobile nel, nel fare videogiochi adesso? the il paesaggio tecnologico contemporaneo non è più quello di una volta. Non ci sono più solo le console, ma anche gli smartphone, i tablet, il web. Tutto ciò permette di immaginare nuovi percorsi da offrire ai giocatori per entrare nell'universo di Halo. Abbiamo ragionato proprio su questo punto: come sviluppare le connessioni tra gli utenti, come offrire loro modi alternativi per interagire con il gioco. Una delle soluzioni a cui abbiamo pensato è quella di offrire all'utente la possibilità di sbloccare contenuti extra man mano che procede l'avventura, a volte veri e propri episodi, che possono essere visionati però solo sul web, sul tablet o sul telefonino. Così si aggiungono nuovi elementi alla storia, senza distrarre il giocatore dall'avventura, ma permettendogli di fruirli. Attraverso altri canali. Terminals that are kind of like little mini episodes of a backstory. E' solo una delle tante vie per utilizzare le moderne piattaforme tecnologiche per inventare nuovi e accettanti modi di raccontare una storia. you know, that story is connected to the story that we're telling, but we don't want it to kind of take. center stage while you're trying to play through the campaign so we put it um, you know, on your mobile device so that you can access it at your leisure um, and, and sort of engage in that and that, that's one way that we're using those other platforms and, and uh, the connected technology that's available to us to tell story in, in new and exciting ways Nei giorni scorsi Halo 4 ha seguito lo stessa sorte di album e film, è uscito eh, su internet ed è già stato scaricato illegalmente da eh, migliaia di giocatori. Che cosa diresti a questi utenti che non hanno saputo aspettare l'uscita ufficiale del 6 novembre? Ho lavorato su Halo 4 per tre e mezza anni, c'è un team di persone che ha lavorato e che ha spesso le loro soul, ho lavorato a Halo 4 per tre anni e mezzo, assieme a un team di professionisti che hanno dedicato molto tempo e altrettanta passione al gioco. Per noi vederlo uscire prima della data ufficiale è stata una delusione. Soprattutto vedere che qualcuno ha pubblicato su internet degli spoiler, rivelando in anteprima aspetti della trama del gioco. Noi vogliamo che i fan possano vivere l'avventura per intero, quando esce, senza che prima qualcuno gli rovini la sorpresa. Per questo, anche dal punto di vista artistico, siamo un po' delusi da ciò che è accaduto. You know, just from, a, from an artistic standpoint, it's, it's, it's always very disappointing to see something like this happen.